luogo di sepoltura di martiri e pontefici, custode di nuclei pittorici straordinari per stato di conservazione, il complesso funerario di Priscilla è noto fin dai tempi antichi come la regina delle catacombe. Situata a Roma al terzo miglio della via Salaria, la necropoli, risalente alla prima metà del secondo secolo d.C., offre ai visitatori splendide testimonianze di arte paleocristiana. Episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento rivivono nei colori vivaci di questi affreschi, che ancora oggi sono in grado di svelare preziosi segreti. Recentemente, infatti, dopo una serie di interventi di pulitura e conservazione dei dipinti murali, grazie all'impiego della moderna tecnologia laser, è stato restituito lo splendore originario ad un affresco unico nel suo genere, che vede accomunati martiri ed apostoli, come ci spiega Fabrizio Bisconti, coordinatore del restauro e sovrintendente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Abbiamo scoperto una sorta di striscia, un siparietto di immagini estremamente naif che rappresentano una defunta in clipeo, quindi in busto, in atteggiamento di orante, con le expansis manibus, come ci diceva il padre della Chiesa Tertulliano, l'atteggiamento della preghiera continua, secondo la prima Tessalonicesi di Paolo, quindi questa ricongiunzione con Dio dopo il peccato dell'origine, quella preghiera che non si interrompe mai. E ai lati di questa donna una serie di figure. I principi degli apostoli, Pietro e Paolo, introducono altri due defunti. Probabilmente i figli della donna sono due fanciulli, un ragazzo e una ragazza. All'estremità due figure sante. Si può pensare, come non pensare, a Felice e Filippo. Sapevamo che qui a Priscilla, proprio nella Basilica di San Silvestro, erano sepolti Felice e Filippo. Dunque, questi defunti sono accompagnati in paradiso dai principi degli apostoli, ma anche dai martiri locali. In superficie, all'interno della Basilica di San Silvestro, eretta nel IV secolo sopra la necropoli, è stato da poco inaugurato il nuovo allestimento del Museo della Catacomba di Priscilla, curato dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Frammenti di sarcofagi, tutti completamente restaurati, rievocano l'incontro a Roma tra i culti pagani e le prime luci della fede cristiana. Sono 700 frammenti, tutti riferibili a sarcofagi, specialmente del III secolo, alcuni anche del IV, suddivisi, organizzati in questo museo per temi, che sono poi i grandi temi del III secolo, quindi le muse, le stagioni, gli amorini, i filosofi, quindi la filosofia, la riflessione, il grande momento, diciamo così, dell'approdo a Roma del pensiero orientale, dunque non solo del cristianesimo e non tanto del cristianesimo, ma della cultura giudaica, della cultura mitraica, della cultura neoplatonica, dell'orfismo. Quindi è chiaro che, per esempio, la parte filosofica è molto sviluppata in questi frammenti di sarcofagi che noi abbiamo, ma poi anche la vita domestica, la vita di ogni giorno, quindi della cultura artistica romana più diffusa in quel momento.